arrivati puntualissimi col nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Prosegue la protesta dei precari della sanità e dei tirocinanti, situazione difficile, manifestazioni in piazza a Catanzaro e Cosenza. Avrebbero speso i contributi concessi dalla regione in smartphone, computer, elettrodomestici, giocattoli e cosmetici, denunciati marito e moglie, gestori di una onlus per disabili. La squadra mobile ha fermato due persone, una delle quali sospettata di essere l'autore dell'omicidio avvenuto la sera di sabato a Crotone. Sono passati 19 anni dalla tragedia che si è consumata nel camping Leggiare, in cui morirono 13 persone, tra volontari e disabili. Questa mattina cerimonia a Soverato. Ancora buonasera, ben ritrovati ancora in diretta col nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, parliamo della pagina del lavoro in apertura, perché hanno protestato questa mattina davanti la prefettura di Catanzaro i precari dell'azienda ospedaliera Pugliese Giaccio contro il licenziamento notificato nei giorni scorsi nei loro confronti. Sono circa 200 i lavoratori assunti a tempo determinato alcuni anni fa, ma che adesso non sono più in servizio a causa di un vincolo di legge che non ammette ulteriori proroghe dei loro contratti. Vediamo. Siamo qua davanti a una chiesa, dobbiamo chiedere un miracolo per essere curati in Calabria, solo con i miracoli possiamo andare avanti. La partita dei precari della sanità licenziati non è di facile soluzione. Da Cosenza a Catanzaro la situazione è a dir poco esplosiva, atteso che ormai quotidianamente si susseguono iniziative di protesta. Stamattina a Catanzaro, davanti alla prefettura, è stata la volta dei 200 precari in servizio nell'ospedale Pugliese Ciaccio che hanno ricevuto la lettera di licenziamento. È il ben servito che ha dato l'azienda ospedaliera, o meglio la Regione Calabria, a questi lavoratori che per 52 mesi, 48 mesi, si sono spesi a sostenere, diciamo, la struttura sanitaria in Calabria. Una struttura sanitaria dove noi da anni denunciamo che c'è carenza d'organico, posti letto che mancano, la gente si deve adoperare per curare i propri ammalati, ci aumentano stipendi con IRPEF e ILOR perché non sono stati capaci a rientrare nel piano sanitario. E poi il ben servito qual è? Che oggi prendono questi lavoratori e li licenziano. Noi chiediamo solo esclusivamente la stabilizzazione, quello che tocca a questi lavoratori dopo 52 mesi di lavoro nell'ospedale di Catanzaro. Ora, come se ne esce? Diventa difficile immaginarlo, se è vero come è vero che al momento nel sistema sanitario calabrese vige una grande confusione, alla quale, nonostante la buona volontà, nemmeno il commissario Cotticelli può far nulla. Intanto però si perdono ancora posti di lavoro e il paradosso è questo. Negli ospedali si reclama a gran voce l'immissione di nuove unità lavorative per garantire un miglior funzionamento dei servizi offerti ai cittadini. Andiamo invece adesso alla questione dei tirocinanti della pubblica amministrazione e delle aziende private ancora aperta. Domani si terrà un incontro in regione. I sindacati hanno illustrato ai lavoratori le strategie e le proposte che presenteranno. Li abbiamo incontrati qualche mese fa a Piano Lago, da allora ci sono stati altri incontri, altre riunioni, ma il loro futuro è ancora in attesa di essere scritto. I tirocinanti pendono dalle labbra dei sindacalisti che hanno preso a cuore la loro battaglia, estenuante per chi da tempo vive di sussidi adoperandosi in diverse mansioni e spera di riceverlo anche per i prossimi anni. Si sta cercando di creare una nuova opportunità di proseguo di lavoro per quanto riguarda specialmente gli enti pubblici, e facendo sono inventati il famoso TIS che si sta parlando in questi giorni, che praticamente prevede inclusione sociale. Però ci devono dare pure modo di iniziare subito questo proseguo, perché se ci fanno aspettare 5-6 mesi ci staccano, cioè noi già prendiamo 500 euro, ribadisco, ogni 1.000 euro ogni 3 mesi lavorativi, cioè cosa facciamo noi restando a casa? Oggi a Cosenza, nel chiostro di San Domenico, l'ennesimo confronto alla vigilia di una giornata che potrebbe servire per dare risposte concrete alle migliaia di persone coinvolte. Noi domani avremo un altro incontro in Consiglio regionale, molto probabilmente, nel quale contiamo di concretizzare le nostre proposte fatte nella riunione precedente. Non è pensabile staccare la spina a delle persone che oggettivamente utilizzano questo sistema per sopravvivere. Sono persone che purtroppo hanno perso un posto di lavoro e per le quali noi stiamo cercando di creare le condizioni affinché questo lavoro lo riabbiano.
Adesso andiamo a Vibo per parlare dell'emergenza rifiuti dopo l'ipotesi del sindaco Maria Limardo di escludere la clausola sociale nel bando per l'assegnazione dell'incarico. È scattata la protesta della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, ma vediamo com'è andata. La questione rifiuti rimane sempre un tema caldo e delicato, anche e soprattutto a Vibo Valentia. È bastato che il sindaco Maria Limardo avesse paventato, sia pure informalmente, l'ipotesi di prendere in considerazione l'esclusione della cosiddetta clausola sociale nel nuovo bando per l'assegnazione dell'incarico, che subito si è creata forte apprensione tra i lavoratori. Il sindacato Sly Cobas è passato subito all'attacco, annunciando la mobilitazione e, se il caso, uno sciopero come azione preventiva, mentre i lavoratori mandano messaggi allo stesso sindaco alla ricerca di un dialogo che serva a meglio chiarire la situazione. Volevo dire al sindaco di Vibo Valentia, grazie all'impegno che sta avendo col comune di Vibo, è una bella cosa per la città, ma per quanto riguardano i lavoratori della Dasti, l'operato non va toccato, è inutile che incominciano a dire clausola sociale, perché noi è da 21 anni che facciamo questo lavoro e ne siamo orgogliosi. Anche se devono fare i controlli, che li facessero, perché è giusto che devono fare i controlli alla città, ci sono pure delle persone incivili. Noi facciamo il porta a porta, invece di buttare la spazzatura per le strade, lasciarla avanti casa, perché noi ci passiamo e facciamo il nostro operato. Noi chiediamo al sindaco che l'azienda che viene o la Dasti che rimane, di non mettersi in testa cose losche per quanto riguarda il nostro operato. Bisognerebbe fare un controllo e vedere chi lavora, chi dà veramente l'anima per il lavoro. Poi ci sono veramente i cittadini che magari sì, io passo a ritirare la spazzatura, però non gliela lascio perché non è conferente, non è nel giorno giusto, la gente fa di tutto per sporcare, la gente fa di tutto per intracciare il nostro operato. Uno di voi ha scritto una lettera al sindaco che noi inquadriamo, la mostriamo bene così si vede. Perché il sindaco deve capire pure il nostro operato, si deve venire, io l'invito al sindaco di venire sul posto di lavoro dove lavoriamo, così vede cosa facciamo, cosa non facciamo. E ancora l'emergenza rifiuti, questa volta ci spostiamo nel Cosentino perché rientra la protesta di imprenditori e agricoltori inscenata questa mattina a Cassano dopo proprio le rassicurazioni dall'incontro avuto in Regione Calabria. Rientra la protesta degli agricoltori questa mattina davanti la discarica di Contrada La Silva di Cassano allo Ionio. Da domani si tornerà a conferire. Decisivo l'esito dell'incontro che si è svolto alla cittadella regionale a Catanzaro fra l'assessore all'ambiente Rizzo, alcuni funzionari del Dipartimento Ambiente e una delegazione di imprenditori agricoli e agricoltori. La discussione è durata oltre 3 ore, ma alla fine si è deciso che i conferimenti quotidiani per i prossimi 10 giorni passeranno da 400 tonnellate autorizzate con l'ordinanza del presidente Oliverio a 250 tonnellate. Fra 10 giorni è previsto un nuovo incontro per discutere di una nuova riduzione e soprattutto del sopralzo e della realizzazione di una quinta buca nella discarica di Contrada Silva. La delegazione degli imprenditori e degli agricoltori ha ribadito il suo no, ricordando che già il Consiglio Comunale di Cassano all'unanimità ha deliberato il proprio no alla quinta buca. Adesso parliamo di cronaca perché c'è una svolta nell'omicidio di Giovanni Tersini, il giovane gambizzato e poi morto in ospedale a Crotone in seguito alle ferite riportate sabato scorso. La squadra mobile ha fermato 2 persone, una delle quali fortemente sospettata di essere l'autore dell'omicidio. È stato individuato, grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza comunale, il presunto autore dell'omicidio di Giovanni Tersini, di 36 anni, avvenuto in pieno centro a Crotone nella serata di sabato. Si tratta di un 30enne, Paolo Cusato, che i poliziotti della squadra mobile della questura di Crotone hanno individuato e arrestato. L'uomo è stato ripreso mentre correndo lanciava una busta di plastica su un tetto, poi recuperata dalla polizia, nella quale erano stati riposti una pistola calibro 7,65 compatibile con quella usata per l'agguato, un polo blu, guanti in plastica e un cappellino.
Il fatto sarebbe maturato per questioni riguardanti lo spaccio di droga nel centro storico e su questo l'attività di indagine della squadra mobile si è incentrata principalmente. Le indagini coordinate dalla procura crotonese proseguono per capire i motivi specifici dell'agguato e per accertare possibili complici nell'agguato. Accusato che ha precedenti per associazione mafiosa ed era stato condannato a 7 anni e 4 mesi per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nel processo scaturito dall'operazione denominata Apocalypse Now, nei giorni precedenti l'omicidio era stato già denunciato dagli agenti delle volanti per violazioni della sorveglianza speciale. Ci saranno degli sviluppi, immagino, per capire meglio la dinamica e quello che è accaduto, perché le notizie acquisite nell'immediatezza dai fatti da parte della squadra volante, che è stato il primo intervento, poi debbono essere cristallizzate in qualcos'altro e stanno cercando di capire questo. Quello che è importante è la collaborazione del cittadino a tutti i livelli, perché avere una ricostruzione dei fatti ci consente sicuramente di lavorare con più facilità e più celerità, anche se in questo caso, come era successo a marzo con l'omicidio di Barmoca, la celerità ha determinato poi di capire subito come sono andati i fatti. Abbiamo effettuato circa 500 controlli negli ultimi 2 mesi, tra luglio e agosto, e continueremo su questa strada. Come ha detto il dottor Lerario, molto spesso non si vedono queste nostre attività perché sono oscure, però poi, ecco, quando avvengono i fatti gravi, una risposta immediata con l'arresto dell'autore dell'omicidio e con il ritrovamento a casa di un altro legato al mondo della droga, un ritrovamento di 1,5 kg di eroina, significa che c'è un'attenzione delle forze di polizia su quel territorio. Facciamo un piccolo passo indietro, torniamo a parlare di rifiuti con una notizia di pubblica utilità, perché domani a Cosenza non sarà effettuata la raccolta dell'organico e del vetro a causa proprio del blocco dei conferimenti presso gli impianti regionali di smaltimento. Lo comunica con una nota l'amministrazione comunale, che dice: a causa proprio del blocco la raccolta dell'organico e del vetro non potrà essere effettuata. L'amministrazione comunale si scusa con la cittadinanza soprattutto per i disagi e naturalmente i cittadini non dovranno esporre i masselli davanti ai propri portoni. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Acquistavano elettrodomestici, smartphone, computer, giocattoli, cosmetici ed altro, utilizzando i contributi erogati dalla Regione Calabria. L'ammontare è di 600.000 euro. Denunciati marito e moglie, che gestiscono una onlus per fornire ospitalità e assistenza a 17 utenti diversamente abili. Questo avviene a San Sostene. L'accusa è di truffa e malversazione ai danni dello Stato. Panico, ma nessuna conseguenza grave ieri sera a Cosenza per lo scoppio di una bombola di gas in un'abitazione di via Panebianco. Nel locale dove si è verificato l'incidente vivono una decina di persone, tutti cittadini extracomunitari. Secondo quanto si è appreso, gli occupanti dell'appartamento non avrebbero alcun allaccio alla rete del gas e dell'acqua. Per cucinare utilizzavano le bombole. 1,5 kg di cocaina pura, 3 pistole ed oltre 60 cartucce di vario calibro. Questa è la scoperta fatta dalla Guardia di Finanza a Cosenza in un nascondiglio all'interno di una mansarda. Una persona è stata arrestata con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti e illecita detenzione di armi e ricettazioni. Sarebbero 2 residenti in Germania, gli italiani portati in ospedale a causa delle turbulenze che hanno colpito il volo da Lamezia a Berlino. I 2 feriti sono ritenuti dai sanitari in condizioni non gravi. E adesso ancora la cronaca ci porta a Catanzaro, dove i carabinieri di Spilamberto, Modena, hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dall'autorità giudiziaria di Catanzaro nei confronti proprio di un 24enne di Polissena. È stata emessa questa custodia perché è ritenuto un ladro seriale di 6 furti in negozi in 5 giorni proprio nella provincia di Catanzaro. Cambiamo argomento, andiamo a Soverato, dove il sindaco ha ricordato le vittime della tragedia del camping Leggiare avvenuta nel 2000, iniziative e momenti di riflessione sulla necessità di fare prevenzione.
È stata una tragedia calabrese e italiana, lo straripamento del torrente Beltrame che nel 2000 causò la morte di 13 persone a Soverato, il camping Leggiare, invaso dal fango che non lasciò scampo a volontari e disabili dell'Unitalsi che si trovavano nella struttura. A distanza di 19 anni, a Soverato, si ricordano le vittime con funzioni religiose e momenti di riflessione, ma al di là delle cerimonie è la prevenzione lo strumento migliore per evitare che accadano ancora tragedie simili. Abbiamo voluto dare maggiore risalto possibile a quest'area, affinché diventi un posto di memoria. Diceva bene il nostro parroco Don Alfonso che i luoghi di ricordo poi possono sbiadire mentre la memoria è eterna e quindi anche da monito per i tanti giovani che frequentano questa zona. Abbiamo voluto mettere queste opere d'arte in corten, che è un acciaio che poi diciamo in maniera fisiologica arrugginisce affinché poi si protegga e rimanga eterno, con i nomi appunto delle vittime come monito e come memoria affinché ci siano atteggiamenti più civili da parte dei cittadini, perché questa tragedia è stata causata molto probabilmente dall'incuria, dall'abbandono dei nostri letti, dei torrenti, dei fiumi e soprattutto da tanto materiale che viene all'interno sversato. Adesso parliamo delle attività di prevenzione del disagio giovanile e del consumo di stupefacenti messe in atto proprio dall'amministrazione comunale di Cosenza. Sono state presentate questa mattina a Palazzo dei Bruzzi. Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Cosenza mette in atto diverse attività volte alla prevenzione del disagio giovanile e del consumo di stupefacenti. Questa attenzione alla tematica è veramente a 360 gradi, perché c'è la parte che è di prevenzione e questo scuole sicure, che è rivolta soprattutto alle strutture che diventino occhio sul territorio e sui ragazzini, anche sul movimento, no, che c'è fuori dalle scuole, e nello stesso tempo una presenza dei vigili. Io voglio sottolineare una cosa, che questo progetto deve essere anche un momento di avvicinamento degli adolescenti alle forze dell'ordine. Una delle direttrici lungo la quale si muoverà l'attività di contrasto e di prevenzione è il parental training, ovvero una forma di sostegno genitoriale che prevede incontri di gruppo sulle dinamiche del rapporto genitori-figli. La novità è che la scuola apre le porte ai genitori, quindi c'è questo scambio, direi, molto bello, molto utile tra gli insegnanti e lo psicologo, e finalmente i genitori trovano uno spazio di ascolto per chiarire e definire meglio il loro ruolo nel corso dello sviluppo psicologico e fisico dei propri figli. Sono ancora in fase di attuazione altre attività, tra cui progetti creativi sulle dipendenze di ogni genere. C'è un'ipotesi di progettualità, vediamo, poi lo dobbiamo costruire in base anche alla conoscenza per quanto riguarda i ragazzi delle dipendenze, no? La capacità di riuscire a identificarla, no? E ad affrontarla in gruppo, fare rete un po' con le istituzioni, con i vari servizi, in modo che si lavori un po' sulla prevenzione, soprattutto in età adulta, è importantissimo, insomma. Adesso 100 biografie di calabresi noti e meno noti, parse così il dizionario biografico della Calabria contemporanea, ma vediamo di cosa si tratta. È già in rete il dizionario biografico della Calabria contemporanea, si può consultare sul sito dell'Istituto Calabrese per la storia dell'antifascismo. L'iniziativa presentata nella sala multimediale della Biblioteca Tarantelli all'Università della Calabria parte con una dote di 100 biografie di calabresi noti e meno noti, 33 autori, tutti studiosi calabresi. Ritengo che senza alcuna enfasi sia la più grande opera collettiva mai fatta in Calabria e sulla Calabria. Pensiamo di biografare personalità della politica, della scienza, della cultura, delle arti, degli spettacoli, sostanze di ogni genere, dal 1860 in poi. Abbiamo messo online ben 100
biografie di persone note e meno note che hanno lavorato, nati in Calabria, o anche qualcuno non nato in Calabria che però in Calabria ha fatto la propria vita, o calabresi che hanno lavorato per poco qua e poi sono andati a fare fortuna magari all'estero. Ecco, presentiamo queste prime 100 biografie, a cui se ne aggiungeranno altre nei prossimi giorni. È un lavoro, un cantiere aperto, cercheremo di metterci quanto più voci possibili, 1.000, 2.000, in base anche ai contributi che arriveranno dalla comunità scientifica calabrese. Il dizionario, realizzato nell'ambito del progetto Politica e Politici in Calabria dal 1861 ad oggi, è in parte finanziato dalla Regione con i fondi PAC Calabria, progetto che prevede anche la pubblicazione di un volume sui 25 costituendi calabresi. All'incontro riservato alla comunità scientifica e alla stampa hanno preso parte anche il presidente dell'Istituto Calabrese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea, Paolo Palma, e il direttore dello stesso, Vittorio Cappelli. Obiettivo è far conoscere al mondo i calabresi illustri. Adesso ci spostiamo a Diamante, sul Tirreno cosentino, animato dal 11 al 15 di settembre da un appuntamento piccante, la 27esima edizione dell'attesissimo Festival del Peperoncino. Ci siamo, da domani e sino a domenica Diamante sarà ancora una volta la capitale piccante. Nel secondo weekend del mese, come avviene ormai da tradizione, la cittadina del Tirreno cosentino ospiterà il festival più atteso da appassionati e curiosi provenienti da tutta Italia. Il Peperoncino Festival, che quest'anno festeggia la 27esima edizione, come di consueto, sarà l'occasione per degustazioni di specialità piccanti, piatti della tradizione e novità infuocate, ma anche mostre di pittura e fotografia, rassegne cinematografiche, convegni medici, artisti di strada, cabaret e spettacoli teatrali. Patron indiscusso Enzo Monaco, che lo ha ideato e lo organizza dal 1994. Ma sarà un grande evento proiettato verso il futuro. Lo slogan infatti della 27esima edizione è "Aspettando il trentennale". Non un festival di passaggio, ma un festival che si proietta verso i 30 anni. Un festival importante, con iniziative importanti, con quasi il raddoppio delle attività culturali, perché, lo ricordo, il Festival del Peperoncino è un festival di gastronomia, parte dalla gastronomia, ma poi approda alla cultura, ovviamente alla cultura piccante. Fiore all'occhiello di quest'anno è la mostra Leonardo in cucina, perché sono 500 anni dalla morte di Leonardo, tutti hanno ricordato Leonardo da Vinci. Noi abbiamo voluto ricordare il Leonardo gastronomo, che è stato molto bravo e molto famoso, ma è poco conosciuto ed è stato poco fortunato. È stato l'inventore della nouvelle cuisine, però quando nelle taverne di Firenze nei piatti metteva quattro ritagli di polenta con foglie di basilico e fettine di carne messe ad arte in un modo elegante, i clienti altro poco lo stavano picchiando e quindi non ha avuto successo. Però rimane un grande maestro anche di gastronomia e noi abbiamo voluto ricordarlo in questo festival che, lo ripeto, è sicuramente e innanzitutto un festival di gastronomia. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Un flusso umido risale dal Nord Africa e porterà nelle prossime ore nubi sparse con un po' di instabilità, in particolare sul Regino. Domani nubi sparse più compatte sul Regino, con possibili piogge sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sila. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mosso il Tirreno, mosso o molto mosso lo Ionio, con venti moderati da scirocco. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.